conclude la serie di appuntamenti itineranti sul tema politica e istituzioni che l'Osservatorio Spazio Aperto democraticamente organizzato per affrontare varie tematiche. Nel 2029 abbiamo iniziato a Caulonia affrontando il discorso passione, interessi e diritti di impegno con ospite l'onorevole Demetrio Battaglia, deputato del PD. Sempre a Caulonia, ieri abbiamo disquisito su istituzioni e società civile, fragile equilibrio consolidare con il direttore del garantista Piero Sansonetti. Oggi infine siamo qui per affrontare un argomento molto attuale, delicato e forse molto più impegnativo. Politica e povertà, comuni soluzioni, insieme a Don Alfredo Valenti, responsabile diocesano della Caritas, da segretario provinciale del PD Servilomeo. In altre parole, questa sera vogliamo capire insieme a voi quale dovrebbe essere il ruolo della politica per una problematica che sta diventando ogni giorno più preoccupante. E questo è lo spirito di Spazio Aperto, quello di contribuire al dibattito politico, sociale e a favorire la partecipazione attiva e libera delle persone. L'interesse a questo argomento è scaturito anche dall'allarmante dato del rapporto Caritas 2014 che indica come è l'aumento di povertà dal 2012 ad oggi che è oltre più che raddoppiato, dal 30,4% siamo passati al 66%. Allora, riteniamo che ogni persona, ogni comunità sono chiamati, ognuno di noi, a farsi promotore dei problemi dei poveri, giusto perché questo possa aiutarli ad integrarsi nella società pienamente e quindi ad ascoltare quello che può essere il grido di richiesta d'aiuto che viene da ognuno di loro. La sensibilizzazione al problema implica sia la collaborazione per risolvere le cause strutturali della povertà e per promuovere lo sviluppo integrale dei poveri, a cominciare dai gesti più semplici e quotidiani di solidarietà di fronte alle miserie molto concrete che incontriamo ogni giorno. Purtroppo la parola solidarietà si è un po' logorata e a volte la si interpreta male, indica tante volte un atto sporadico di generosità. Invece richiede di creare una mentalità che pensi in termini di comunità e di priorità della vita di tutti rispetto all'appropriazione dei beni da parte di alcuni. La solidarietà si deve vivere come la decisione di restituire al povero ciò che gli corrisponde. Queste condizioni e pratiche di solidarietà, quando si concretizzano, aprono la strada ad altre trasformazioni strutturali e le rendono possibili. Se ciò non avviene, ecco che succede che le strutture diventano corrotte, pesanti e inefficaci. Non vi è dubbio che la dignità di ogni persona umana e il bene comune sono le questioni che ci interessano e che dovrebbero strutturare tutta la politica economica. Ma a volte sembra l'appendice aggiunta dall'esterno per completare un discorso politico senza prospettive né programmi di vero sviluppo integrale. Non è un caso che parlare di etica, di solidarietà mondiale, di distribuzione dei beni, di difesa dei posti di lavoro, di dignità dei deboli, spesso dia fastidio. Per cui la necessità di risolvere le cause strutturali della povertà non può attendere, non solo per un'esigenza pragmatica di ottenere risultati e di ordinare la società, ma per guarirla da una malattia che la rende fragile e indegna e che potrà solo portarla a nuove crisi. I piani assistenziali che fanno fronte ad alcune urgenze si dovrebbero considerare solo come risposte provvisorie. Finché non si risolveranno radicalmente i problemi dei poveri, rinunciando all'autonomia assoluta dei mercati e della speculazione finanziaria e aggredendo le cause strutturali dell'inequità, non si risolveranno i problemi del mondo e in definitiva nessun problema. Faccio mio il desiderio e l'esortazione di Papa Francesco affinché cresca il numero di politici capaci di entrare in un autentico dialogo che si orienti efficacemente a sanare le radici profonde e non l'apparenza dei mali del nostro mondo. Concludo riportando testualmente le parole di Papa Francesco. Prego il Signore che ci regali più politici che abbiano davvero a cuore la società, il popolo, la vita dei poveri. È indispensabile che i governanti e il potere finanziario alzino lo sguardo e ampliano le loro prospettive, che facciano in modo che ci sia un lavoro degno, istruzione e assistenza sanitaria per tutti i cittadini. La politica, tanto denigrata, è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose della carità perché cerca il bene comune. Si
sicuramente parliamo di politica vera. Vi ringrazio e passo la parola al sindaco Giovanni Calatesi. Spazio aperto del Partito Democratico esiste.
esistendo la stessa interlocutura genetica, c'è anche una forte corrispondenza di numerosi sensi per coltivare l'idea della speranza di creare una classe intelligente tendente più sensibile rispetto ai temi che questa sera ripongono nella nostra riflessione. E per arrivare all'appuntamento di questa sera, dopo i due più impegnativi che ci hanno visto il protagonista in Polonia, io non ho cercato di scomodare quello che la storia, la gente ci consegna. Penso che Francesco, che ormai è diffusissimo, della colonna sonora della vita di politici, di imprenditori, quantomeno nell'aspetto sonoro. Poi nei movimenti forse un po' tradito da quelle che sono le vicende del terreno, però esiste questa colonna sonora che diffonde armonia nella nostra terra. Ho cercato di evocare, per rendere più frizzante, più complice anche il nostro ragionamento, alcuni autori che mi sono stati particolarmente cari, né particolarmente brillante carriera scolastica. Penso alla provvidenza di Mazzoni, che ci ha aiutato tanto a formare le speranze di tante generazioni. Ha risolto il problema dell'enzilogia, è rimasto risolto il problema della liberazione della speranza, di ciò che significa in momenti di particolare perdizione avere una luce che ci aiuta a ritrovare un minimo di verità e di solidarietà. Ancora più cara è stata l'esperienza della lettura dei Miserabili. Hugo riuscì a dimostrare che la sofferenza può esistere nelle vicende dell'uomo, perché appartiene al cuore dell'uomo, ma quello che bisogna debellare è la miseria. Ecco, l'impegno più alto per chi si cimenta come noi ad affrontare le stagioni dell'impegno di rappresentanza di un popolo è proprio quello di limitare nella società, fino a qualche anno fa, dei due terzi. Oggi forse è qualcosa in più questo riferimento al codice per chi è povero, così come ha evidenziato molto bene Maria. I numeri sono drammaticamente inconcludenti per la politica. Noi abbiamo conosciuto politici che sono entrati in un ordine di santità perché il loro esempio è servito alle future generazioni. Pensiamo alla Pira, pensiamo a De Gasperi, a De Sturzo, ma anche nelle professioni, da Moscati, penso a questo medico santo, la bellissima apertura, oggi il tema della ripresa anche delle speranze del paese legate alla riattivazione del circuito scolastico, della lettera di una professoressa di Tornare, hanno aperto un varco nel cuore di diverse generazioni. Varco che si è poi brutalmente rinchiuso, quando si è trattato per di esercitare la pratica della politica nel servizio verso gli ultimi. Don Andrea Gallo, prima di morire, ha lasciato una bellissima disposizione testamentaria, rivolta a voi politici. Badate agli ultimi, non a chi siede in prima fila. Io sto con gli ultimi, è stato uno dei suoi ultimi interessanti. Così come il cardinale Martini. Ancora più recentemente, questa traccia di speranza che ci giunge dalla nomina del vescovo Olivo. Vedete, è vero che le vicende della Chiesa sono particolarmente complesse, ma non sono complicate, non sono inestricabili, hanno una loro ragione, hanno un fondamento di verità, hanno una lungimiranza e vanno soprattutto ad una velocità superiore rispetto al tempo della politica. I risultati della politica hanno sempre un'efficacia superiore. La morte in solitudine di un nostro concittadino, con le ulteriori mortificazioni post-mortem, perché è stato necessario un intervento energico del sindaco, dell'amministrazione, ringrazio anche la presenza del consigliere Mollica
l'ex assessore, il consigliere Alfonso Passapala, tanti amministratori, il nostro segretario cittadino Giuseppe Fortuna. La politica deve raccogliere questa velocità, deve recuperare, perché se noi non diamo come prima risposta una soluzione alla povertà, come progetti politici sono destinati a fallire. Non abbiamo la capacità di intercettare i flussi finanziari provenienti dalla comunità europea, non abbiamo la capacità di interloquire con i nostri partner nazionali ed internazionali proprio perché subiamo il peso della povertà. La grande riforma che attende il legislatore italiano, i politici che vogliono cimentarsi nell'avventura civile più larga e più alta, che è quella proprio della condizione politica, se non risolvono il problema della povertà, partono con un dato deficitario e rimangono zavorrati rispetto agli altri partner europei. Il grado di civiltà si misura dal grado di solidarietà e non ci può essere solidarietà se non ci sono altri versanti che non sono periferici né distanti rispetto alla vicenda umana in una costumanza nuova dell'agire politico, e non ci può essere soprattutto legalità se non vi è solidarietà. Quindi la grande sfida che attende il nostro tempo più vicino e che lascia alle spalle un passato non molto remoto, fatto di macerie legate alle disuguaglianze, legate alle mancate pari opportunità tra cittadini, noi non riusciamo a risolvere alcunché. Partendo proprio dai rami alti, dicevo ieri, dal Parlamento, dal governo, ci si può sino a scendere ai rami bassi, cioè ai corpi locali, se non si ha questa rosa dei venti come riferimento, noi falliamo complessivamente, sia a destra che a sinistra. E un ringraziamento anche particolare questa sera va a chi comunque ci aiuta a diffondere le immagini, il pensiero, pur provenendo da altre sedi regionali. Il nostro amico Guido viene da quelle regioni e ci segue con particolare attenzione. Un ringraziamento ancora più affettuoso e sempre ascoltato all'amico Enzolato per promuovere. Ci sono questi servitori anche del quarto potere dello Stato che aiutano a veicolare questo batter d'ali che è impercettibile ma che è fondamentale nella vita di ognuno. Avere la capacità di esplorare questo mondo ancora poco indagato, che è quello del sentirsi comunità attraverso le vicende di solidarietà, deve essere frutto di una sinergia comune tra politici, istituzioni politiche, magistratura e Chiesa. Noi a volte abbiamo per molto tempo delegato questa materia solo ed esclusivamente alla carità proveniente dalla Chiesa. E questo non è giusto, non è eticamente fondante, non riesce a conciliare l'aspetto pubblico con il sincero. Perché forse l'aspetto più intimo, che è quello sincero, lo coglie la Chiesa. E non è perché abbiamo una visione, diciamo così, cattolica, cristiana della vita. Anche in una dimensione laica, quale quella politica, deve spingere verso questa meta, questa direzione. Abbiamo scelto questo tema, che è così poco praticato rispetto ai temi della movida, della iperattività su Twitter e sugli strumenti di distrazione di massa, quali sono i computer, Facebook, che tendono sempre di più all'isolazionismo, all'individualismo, proprio perché la nostra scommessa è quella di rendere più umana, più concreta, più vera l'azione della vita. I social network hanno totalmente estromesso dalla vicenda delle comunità i momenti di aggregazione. Fino a 20 anni fa era ancora fertile il terreno
di formazione sociale legato agli oratori, alle esperienze scoutistiche, alle esperienze di comunità. Oggi l'impegno che noi dobbiamo pagare a questo progresso, che non è cresciuto di pari passo con la nostra concezione di modernità, noi siamo diventati d'improvviso moderni senza conoscere il progresso. Non abbiamo attraversato la metamorfosi di una crescita graduale capace di farci sentire e riconoscere collettività tra stili. C'è sempre questo tasso di diseguaglianza. Allora colmare questo divario è forse davvero l'impegno più serio che noi dobbiamo chiedere e pretendere a chi aspira a guidare un popolo, sia in modo cristiano sia in modo laico dal punto di vista politico. E la proposta che vorrei avanzare timidamente stasera al mio segretario provinciale è proprio quella di selezionare attentamente la formazione di una nuova classe dirigente e quella di impegnare la stessa alla sottoscrizione di un progetto. Gli ultimi lustri ci hanno visto impegnati con tante fotografie a sottoscrivere i protocolli di legalità dalla prefettura, formazione antindrangheta, vanno bene, sono baluardi di resistenza civile nel nostro territorio, ma non sono tutti. Noi dobbiamo sottoscrivere protocolli di solidarietà. Ogni municipalità deve impegnarsi con la Caritas per sostenere le iniziative volte a proteggere i nuovi poveri, che non sono più poveri di censo, sono poveri di sistema, sono poveri di solitudine. Noi rappresentiamo davvero una delle più tristi periferie del mondo. Noi in Calabria, nella Locride, siamo considerati solo per i dati ISTAT, non per quello che può essere il valore aggiunto della nostra dignità. Caro segretario provinciale, a te l'appello che io rivolgo con maggiore insistenza. Questa pantomima delle scelte del governatore davvero sta oltrepassando il ridicolo, il buon senso e degradata in barzellette periferie. Noi come centro-sinistra, complessivamente, se siamo portatori di valori e non solo portatori di interessi, abbiamo questo punto di scegliere subito e per te. Chi prima e meglio degli altri parla la lingua dei popoli, interpreta il pensiero dei popoli. Era molto bello oggi leggere l'editoriale, ieri segnalato da Sansonetti, del responsabile nazionale della Caritas, Don Dozzo, che parlava del triste fenomeno del respingimento dei migranti. Noi non abbiamo la percezione di cosa possa essere il valore dell'accoglienza, perché accanto all'accoglienza c'è la protezione economica che ci suggerisce maggiore impegno. Noi dobbiamo tagliare i circuiti di sostegno economico perché redditizi e forieri di interessi rispetto ad un valore più largo che quello della solidarietà. O siamo solidari senza soldi o se non siamo solidari. Diventiamo solo un popolo di fiaccolatori, delle cene fatte alla vigilia di Natale e alla vigilia di Pasqua per poi dimenticare fino alle prossime vigilie cosa significa aiutare l'altro. Ed è emblematica la vicenda del nostro concittadino morto in perfetta solitudine, così come tante solitudini, tante povertà si incontrano negli ospedali, tante solitudini e tanta dignità si incontrano dinanzi agli sportelli della Caritas. I nuovi poveri non sono con la barba lunga e con i pantaloni stracciati, indossano giacca e cravatta, ma ciò che noi dobbiamo difendere come classe dirigente, come impegno volto davvero a dare un senso all'attività politica è la dignità dei nostri simboli. Raggiungendo uno standard di pari dignità tra simili significa che la politica è migliorata sensibilmente, ha fatto passi in avanti.
e non può temere di guardare dritto negli occhi chi ci tende una mano per chiederci un aiuto. Grazie. Ringrazio a nome della Caritas diocesana per l'invito. Porgo anche il saluto da parte del Vescovo, del neo eletto Vescovo, del Francesco Oliva. Ma principalmente ringrazio e ringraziamo perché interagire in argomenti del genere è vitale. D'accordo? Cioè non si può pensare di parlare di povertà se non ci si riconosce poveri e quindi di conseguenza scoprire la ricchezza del lavorare in comunione, dello stare insieme, del collaborare. Bella la cosa che ha detto Pino, cioè riguardo a come affrontare la povertà. E cioè noi la povertà la dobbiamo affrontare da poveri, giustamente. Cioè, noi dobbiamo prima preoccuparci se abbiamo o non abbiamo i soldi, se abbiamo i contributi o che cosa. Noi abbiamo una ricchezza, che è appunto l'esperienza che ci portiamo dietro come popolo calabrese, per prima cosa. E a questo aggiungo anche una testimonianza che mi è stata fatta da un sociologo di Cosenza, Spuggio, non sempre, stasera, non mi ricordo come, vabbè, comunque, il quale in un convegno Caritas a Palermo mi dice: ma sa Don Alfredo che praticamente i paesi del nord Europa studiano il sud d'Italia per come hanno saputo sostenere per tanti anni la povertà? Cioè studiano il fenomeno, capito? Quindi abbiamo pure una ricchezza che non sappiamo che la vita, capito? C'è un bagaglio di esperienza che ci può tornare utile, ma è per decenni, d'accordo? Direi per secoli. Noi abbiamo sempre vissuto una vita, come dire, di stenti, però nonostante questo non abbiamo mai messo in discussione la vita, non abbiamo mai rinunciato a vivere, d'accordo? E questo è fondamentale. Cioè tutti i fenomeni di suicidio che si sono ritrovati nei paesi del nord Europa, perché loro, capito, per decenni sono vissuti in un sistema ben organizzato, no? In un sistema. Adesso questo sistema si è afflosciato, si è accasciato e ha creato appunto questa povertà di sistema, no? Qui le parlavo poco fa, no? E chiaramente bisogna andare ad attingere, no, conoscenza dove già si è vissuto un'esperienza di questo genere. E qual è il luogo migliore del meridione? Qual è il luogo migliore? Cioè il bello è che devono sempre venire gli altri da fuori a dirci quali sono i valori. È dovuto venire Bregantini per dirci e farci scoprire che avevamo il valore dell'accoglienza, no? Accomodatevi, no? Il famoso, no? Favorite, d'accordo? Per dire. E questo perché? Perché siamo così presi, e giustamente anche da questo punto di vista, siamo così immersi, no? Nella nostra emergenza, d'accordo? Che non riusciamo a vederci da fuori, non riusciamo a guardarci da fuori, no? Cioè non ci diamo quel tempo necessario che ci permette di fare il punto della situazione, di cogliere qual è, il Signore veramente l'accompagnava a camminare sempre, no? Ringraziamo il Signore, abbiamo sempre beccato la strada giusta, fortunatamente, da questo punto di vista. Però se ci diamo in più quella
quello spirito profetico che ci permette di non solo di sopportare quelle che sono le prove della vita, ma di essere anche portatori di speranza. Ci siamo? Cioè, noi non dobbiamo vivere come chi, capito, deve sempre fare appunti con la vita, ma dobbiamo anche darci la possibilità, d'accordo, di immergerci nei problemi e di sapere che ne usciremo vincenti. Questa è la forza del cristianesimo, la forza del cristianesimo è questa. Cioè, Cristo non è venuto ad essere palliativo nelle sofferenze altrui, no. È venuto proprio per dire: guarda che tu povero hai una dignità e la tua forza sta proprio nella dignità che ti porti dentro. Quindi non c'è quindi un guardare da fuori, d'accordo? E quindi individuare chi è o chi non è povero, perché o siamo tutti spazi a salvare o ci rendiamo conto di questo, o se no veramente non riusciamo ad entrare nel discorso vero, e cioè che quello di essere popolo che cammina insieme, popolo che ha come obiettivo il bene comune, il bene comune. Se non c'è questo valore alla base del nostro dire, non arriviamo da nessuna parte, non arriviamo da nessuna parte. E guardate che in questo ci viene in aiuto, ma per l'antica citazione biblica, sì? Ci viene in aiuto la vicenda e la parabola quando Gesù parla di quel padrone il quale chiama gli operai per lavorare nella sua vigna, no? Esce alle 7 del mattino, trova qualcuno, dice bene, concorda nel prezzo, bene, vai a lavorare. Esce alle 9, stessa cosa, si mettono d'accordo. Esce alle 11, a mezzogiorno, alle 5 di sera, d'accordo? E la cosa meravigliosa, poi questa te la dico dopo, prima di poco, Valtteria, è interessante questa cosa a capo, è molto importante. Che succede? Quando arriva il momento della paga, capito? Arriva prima l'ultimo, quello delle 5, e gli dà un denaro. Arriva quello delle 3, stessa cosa, quello del mezzogiorno, quello delle 9, quello delle 7 dice: ma visto che io ho lavorato dalle 7, mi darà qualcosa in più. Anche a lui gli dà. Capito? Cioè, che significa questo? Significa che bisogna avere a cuore il bene comune, non tanto, capito, chi deve prendere di più, chi deve prendere di meno. E lui gli fa la polemica, dice: come? Io che ho lavorato dalle 7, cioè tu mi dai la stessa paga che quella delle 5. Bella l'espressione, amico, non hai torto nel tuo discorso, però avevamo pattuito un denaro e uno dei pigli. Oppure tu, gli risponde, sei geloso perché io sono buono. Capite? Il singolo è vorace. Ma chi ha il dono della profezia, chi ha il dono del saper cogliere il bene comune, deve anche scontrarsi con chi gli dice: ah, ma guarda che io ti caccio. No, prima cosa poni il suo problema o ti poni un problema, ma gli altri come stanno? In che condizioni sono gli altri? Qual è lo stato di tuo fratello? Visto che tu rivendichi una paga superiore rispetto a quello che tu. Questo deve essere il nostro primo assillo. Se no così continueremo, come si dice, a mangiarti le vicende formenti. Casti dicendo tutto quello che praticamente altro da quello che avevo scritto. Ma perché mi interessa questa cosa? Perché qua volevo arrivare, e cioè volevo arrivare a un dono fondamentale che deve avere la politica, e taglio tutto quello che avevo da dire. E cioè, se la politica non scopre la dimensione profetica, non va da nessuna parte, non va da nessuna parte, se no continueremo ad essere semplicemente amministratori
di questi fondi a pioggia che ci arrivano di qua di là, io lo vedo, qual è l'assillo, ma vediamo come riusciamo a fare per quel contributo, cioè siamo sollecitati dall'esterno, siamo spronati solo da un meccanismo, capito, che è al di sopra del nostro, dobbiamo essere noi a decidere, dobbiamo noi scoprire una nobiltà di scelta rispetto a ciò che serve o non serve. Se no continueremo ad essere fotocopie, non sappiamo più di chi, solo perché ci viene detto dall'alto. Prima dobbiamo scoprire le nostre ricchezze, poi se in aggiunta arriva il sostegno, che ben venga, che ben venga, ma non devo permettermi di lasciarmi strumentalizzare dal mezzo, perché se no divento io mezzo del mezzo. Divento il mezzo soggetto di me che dovrei essere soggetto e divento oggetto del mezzo. Cioè, questo è quanto dobbiamo far venire fuori. Per quanto riguarda la Caritas, tante cose si sono fatte, sono alla luce del sole. Sapete benissimo, ecco, specie nel periodo episcopale di Monsignor Bergantini, quante cose, no? Quante iniziative e così via, perché chiaramente aveva a cuore il problema del lavoro, cioè è una, come dire, per lui era un'ossessione quella del lavoro, dovrebbe esserlo per tutti, d'accordo? Solamente che noi del lavoro abbiamo un'idea molto strana, cioè il lavoro è semplicemente essere seduti su una sedia, capito? E poco si vita si vita, no? E questa cosa facciamo finta di non saperla, o no? Questa cosa qua. E purtroppo ancora ci illudiamo, ancora riusciamo a mantenere in piedi questo fantasma, purtroppo. Il problema adesso dove sta? Nel fatto che tutti gli interventi sono stati, come dire, a macchia di leopardo. Cioè, non si riesce a compattarli, no, in un unico progetto, non si riesce a convogliarli nel dire, nel poter dire, stiamo camminando tutti nella stessa direzione, siamo tutti animati da quel senso di responsabilità nei confronti del bene comune. Perché anche nei progetti che sono stati messi in atto, questo è poi successo, no? Che, come dire, messo in atto il progetto, ci si è accomodati, dimenticando invece quella forma di militanza che si dovrebbe mantenere viva nel momento in cui io sono parte di un progetto. Non so se mi sto spiegando nella cosa. E purtroppo questo è quanto succede sul nostro territorio. Adesso un altro progetto più che evidente è stato messo in atto ed è il Centro Santa Marta, e chiedo appunto a Carmela di parlarci un po' di questo Centro Santa Marta. Ma non deve rischiare anche questo Centro Santa Marta di essere l'ennesimo intervento sul territorio della Locride, d'accordo, che rimane come una bella promessa, va bene, ma che poi non dà frutti. Cioè, nel senso che il seme deve morire per poter produrre frutto. Ecco. Prego, si dice anche un po' di numeri. C'è una seconda parte. Politica e povertà, più che politica e povertà, tratta di istituzioni e povertà. Sono le istituzioni quelle che devono dare risposta alle povertà. Per
perché una persona non muoia da sola e abbia la luce, sono le istituzioni che devono farsi carico, sono i servizi sociali che devono essere allertati per andare a trovare quella persona, non aspettare che muoia, morto da solo. Ma quante persone sono morte da sole in questo periodo? Capita, quella no. Sul fatto che da anni stava da solo, le istituzioni avrebbero dovuto prendere posizione se nessuno se ne era accorto di vicino. Ma non è compito sicuramente politico, nel senso che da una parte e dall'altra, a destra e a sinistra, non ci sono differenze in questo, nel rapporto con le povertà. Tutti abbiamo l'obbligo di rispondere alle povertà, soprattutto le istituzioni, partendo dal comune, dalla provincia e dalla regione, per finire poi allo Stato e all'Europa. Noi abbiamo alcuni dati sulle povertà, che non sono dati reali, perché io tutti i giorni ho gente che sta dietro la porta, come penso anche a me, comunque sarà la stessa cosa, c'è sempre gente che viene a... E i dati di un anno sono che alla Caritas sono arrivate 1.168 persone a chiedere solo aiuto alimentare e quant'altro serviva di prima necessità, mentre a 300 persone abbiamo dato qualche aiuto economico, qualche piccolo aiuto, come perché non c'è la possibilità di farlo. Come per esempio anche le istituzioni si trovano in difficoltà per fare progetti o scelte politiche per i poveri. Questo potrebbe essere fatto da questo rapporto che noi abbiamo sulle povertà. Una delle povertà più evidenti che ci sono da noi è la mancanza di lavoro. Se trovassimo una soluzione per poter far lavorare le persone, la povertà, non dico che verrebbe tutta, ma almeno avrebbero un sollievo in qualche modo. Io da anni dico che il reddito di cittadinanza è una delle cose che andrebbero istituite per chi non si trova nelle condizioni di lavorare o non ha le capacità per poter lavorare. Non deve ricorrere per forza alla pensione di invalido civile, che se ne danno oppure no, per poter vivere con 230 euro al mese. C'è tantissima gente che vive con 230 euro al mese. E invece dovrebbe avere quel reddito di cittadinanza perché è un cittadino della nostra, della Lombardia, come di tutto il mondo, diciamo, come in tutta l'Italia. E purtroppo questa è la più grossa difficoltà. È una difficoltà perché il lavoro chi glielo dà? Se lavorano, qualcuno lavora, lavora in nero e non viene pagato. Si firma la busta paga per 1.000 euro e se ne prendono 400 quando va bene. Queste sono le cose che ci sono nella nostra zona. La povertà ci sarà sempre, saranno sempre più poveri, saranno sempre più miseri ad avere problemi di questo genere. Adesso noi abbiamo la dottoressa Monica, l'ha vista, è venuta a vederla, abbiamo costruito questo centro dove cercheremo di dare delle risposte con la collaborazione di tutti. Io mi auguro che non rimanga la cattedrale del deserto. Per quanto riguarda me, farò di tutto perché là dentro di me è un centro dove le persone trovino un momento di solidarietà, un momento di gioia, che possano venire per essere accolte come si deve. Noi l'abbiamo fatto apposta perché l'accoglienza diventi un segno veramente importante. Abbiamo fatto in modo di avere l'accoglienza per le donne maltrattate o per le ragazze madri. Abbiamo poi la Fondazione di Usura, il Festo della Speranza,
ci sarà la mensa, ci sarà un centro per i minori disabili, cercheremo di fare qualcosa anche per gli anziani che vogliono partecipare, così insomma piano piano, perché dobbiamo anche trovare le persone che si prendono cura di queste attività, non possono essere lasciate da sole, capite che è un progetto abbastanza grande, ambizioso direi, ma vediamo insieme alle istituzioni quello che possiamo fare. C'è da chiedere una cosa, può sembrare, ho capito, uno dei tanti progetti che all'inizio abbagliano e poi no. Allora, la finalità della Chiesa non è quella di essere tuttologa, ci siamo? E questa ambizione qualche volta l'ha avuta la Chiesa, anche forse più di qualche volta, va bene? E su questa cosa la Chiesa si deve più che ridimensionare, chiaramente. Cioè, la Chiesa non può essere la risposta a tutto, ma lo deve essere solo sui suoi valori, su come appunto portare avanti i valori, no? E come far suscitare nei cristiani e anche chi ci guarda dall'esterno cosa realmente è essenziale, no? Quindi la Chiesa, se fa queste cose, le fa principalmente come opere segno, non come risposta al problema, va bene? Perché la risposta al problema siamo noi, siamo ognuno di noi, di come ci dobbiamo relazionare con l'altro, con il fratello, d'accordo? Questo è il fine ultimo di queste cose, di queste opere segno. E spesso purtroppo appunto in molte occasioni si ha quindi la sensazione di lottare contro i mulini al vento, cioè in queste cose lo sforzo è immane ma i risultati sembrano inesistenti, spesso è come immettere acqua pulita in tubi sporchi, cioè bello il progetto però poi nel momento in cui viene messo in atto non si sa bene come, capito? Diventa un aborto. Da questo ci dobbiamo salvaguardare. Questo significa che cosa per noi? Che non ci sono alla base dei valori forti, delle motivazioni forti al riguardo. Cosa bisogna fare allora a questo punto? Io lo dico per la Chiesa chiaramente, ma questo chiaramente lo dico anche per il mondo politico. Bisogna lavorare molto ad intraguidi. Ci siamo? Per giungere a quella perfezione che ci viene indicata da Cristo, quando afferma, sentite questa affermazione che è bellissima, del Signore, alla fine, dopo aver fatto quanto dovevate fare, dite sempre, siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Ci siamo? Se noi diciamo che il mondo ricco deve restituire, e questo ci deve fare, e dobbiamo chiedere anche scusa, va bene, a chi è stato rubato della sua ricchezza, della sua dignità, veramente. Non stiamo parlando solo di ricchezza materiale, ma stiamo parlando di dignità della persona, chiaramente, e dobbiamo chiedere scusa, perché è assurdo. Veramente, questi sono i numeri, e cioè che l'80% del bene mondiale viene consumato dal 20% della popolazione. Questo dato molto, no, ma quel 20% si restringe molto di più, perché tra quel 20% ci siamo anche noi. In quel 20% ci siamo anche noi, e noi ci consideriamo comunque poveri nonostante l'andazzo. In quel 20% ci siamo anche noi, quindi significa che i ricchi sono realmente, capito, una percentuale molto più bassa, molto più bassa. Questo. Volevo concludere la parabola, perché c'è una cosa che non deve sfuggire, e cioè il padrone di quella vigna
inizialmente si preoccupa della vigna in sé, cioè deve zappare la vigna, deve coltivarla, la deve sistemare, la deve bonificare, inizialmente, quando chiama i primi. Alla fine non si dice più quando chiama gli ultimi perché ho bisogno della vigna. Perché stai lì a non fare niente? Capite comunque come è cambiata la parabola? Cioè inizialmente si preoccupa del bene comune, della ricchezza materiale, no? Dell'avere una casa per tutti. Dopo che la casa è stata realizzata, si preoccupa del singolo. Tu perché stai lì a non fare nulla? Gli dice a quello delle cinque. E quello delle cinque gli dice, ma nessuno mi ha chiamato. Vai anche tu a lavorare. Capite come cambia la prospettiva, no? Del padrone. Cioè prima si preoccupa di costruire una casa, poi si preoccupa di riempire quella casa. D'accordo? Bellissima questa cosa. E allora questo è quanto vogliamo augurare al mondo della politica, che scopra sempre più questa dimensione profetica, che è stata caratteristica proprio, e sono stati citati da La Pira, da De Gasperi, Don Sturzo e poi Don Milani, uno meraviglioso, d'accordo? Il quale, pur mandato ai margini della diocesi, non si è preoccupato dei mezzi, ma sapeva cosa aveva nel cuore, qual era la ricchezza, che nessuno gli avrebbe mai potuto toccare. E oggi Don Milani è quello che è per noi, per il mondo della Chiesa e per il mondo laico. Grazie. Bene, a questo punto abbiamo il dibattito, se qualcuno vuole intervenire per chiedere qualcosa può farlo. Prego, Peppe Martini. Perché la povertà
crea danni. Nel passato è la povertà che ha creato il brigantinaggio e quindi poi la mafia, la delinquenza, perché di fronte ad un'ingiustizia sociale vi è sempre la reazione. Può essere una reazione sociale, come può essere una reazione individuale. Alcuni reagiscono perché non tollerano questo stato di cose. Comunque, la povertà ha creato una limitata istruzione, ha creato una scarsa cultura, ha creato e alimentato la disparità tra uomo e donna. Quindi ha creato una forte emarginazione sociale. Quindi è necessario che le forze politiche oggi, con questo indice di povertà, si rimbocchino le maniche per prima il nostro partito. Noi siamo un partito di sinistra e la sinistra nella storia ha interpretato i veri valori della società, cioè l'equa distribuzione dei beni e l'affermazione della dignità umana. Questi sono i cardini per cui sono nati i partiti della sinistra e questo è quello che il Partito Democratico si propone e spero possa realizzare. E allora, la povertà è un male sociale, indubbiamente, porta squilibri. Non andiamo nel passato, i baroni e i servi della gleba, i plebei e i patrizi. Oggi la storia si ripete. Non pensiamo che siamo avulsi da questa situazione. E allora, cosa? Approfitto della presenza autorevole del mio segretario provinciale per dire alcune cose. Se noi non risolviamo il problema dell'occupazione, giustamente come saggiamente diceva la signora, noi non risolviamo il problema della povertà. L'assistenza giornaliera, quella è importantissima, però non dà dignità all'uomo. La dignità all'uomo la dà il lavoro. E con il lavoro che si riscatta l'individuo, e con il lavoro che l'individuo può uscire da questa situazione incresciosa. Allora io qualche suggerimento lo voglio fare sempre. Non possiamo, il partito non può sottacere il problema dei giovani, 30, 35 anni disoccupati. Loro non fanno la rivoluzione sociale perché abbiamo un sistema pensionistico all'avanguardia. E i nonni, i padri che hanno le pensioni limitano queste loro reazioni. Allora, come si crea il lavoro? Noi abbiamo un'economia basata sulla costellazione di piccole e medie imprese. Piccole e medie imprese che stanno licenziando perché stanno chiudendo i battenti. Una classe politica se lo deve porre questo problema. I licenziamenti
e sono all'ordine del giorno, migliaia, ho sentito l'altro giorno, migliaia. Allora la politica deve dare aiuto a queste imprese che sono sull'orlo, sono fuori mercato. E come dare, come devono darlo? Un illustre economista denominato Keynes in America ha risolto il problema con una formula matematica. Ha detto che la propensione ad investire è direttamente proporzionale alla redditività e inversamente proporzionale al tasso di interesse. Un sistema bancario come il nostro, che chiude i battenti alle imprese, un sistema bancario che investe in prodotti finanziari, che non finanzia le imprese, non può reggere più, non può dare risposte. E allora è necessario un intervento che incida su un punto determinante della formula del Keynes, che è il tasso di interesse. Non può un'impresa pagare un interesse soso, se l'interesse alza si abbassa il credito. E allora noi abbiamo vissuto 20 anni di gestione berlusconiana. In questi 20 anni si è attivata la teoria liberista dell'economia, cioè che il reddito, occupazione non venivano determinati con l'intervento dello Stato, ma si determinavano liberamente dal mercato, quel mercato che ha consentito a lui di espandere le proprie imprese e creare un sistema bancario autoritario. Allora, i due sono, io suggerisco, caro Sergio, imporre al sistema bancario che una quota di quella raccolta che loro fanno nella cittadinanza sia investita nelle imprese e nella produttività. Non possono utilizzare i soldi della gente per fare speculazioni finanziarie, devono investire per la società, primo. Secondo, introdurre quello che Berlusconi ha tolto, il finanziamento agevolato alle imprese, in modo tale che possano crescere, dare lavoro ed occupazione. Un altro è quello di creare, perché le imprese sono sull'orlo del fallimento, di creare fondi di garanzia capaci di garantire, fondi di garanzia che abbiano il concorso dello Stato e fondi di garanzia che vengono sostenuti anche da chi viene finanziato. Questi sono, secondo me, i rimedi che la politica ha il dovere di fronte a questa situazione, a un indice di pazzesco, un indice di povertà scandaloso. Se tu analizzi l'indice dove è concentrato in quelle popolazioni che hanno da 30 a 35 anni di età. Che cosa significa questo? Che la futura classe dirigente nostra è fuori gioco. E allora, una volta si emigrava per il lavoro, e quelli che emigravano nel paese che portavano le braccia, oggi emigrano quelli che portano la mente, quelli che sono stati formati con i nostri soldi presso le varie università, quell'eccellenza. Poniamo fine, facciamo come partito della sinistra una battaglia su questo, perché dare lavoro è
un fatto importante per tutti. Vi ringrazio. Consiglieri di maggioranza, Alfonso Passaparo. Non affrontare i problemi, non essere ormai
arrogante, non essere, invece di rispondere con grande calma, con grande entusiasmo, dire no e basta, non ci sono, non sono per gli appuntamenti, forse sarei più di sinistra che di centrodestra da questo punto di vista. Lasciavo la mia porta sempre aperta, entravano 10-15, parlavo, sarei per la giunta aperta, per il consiglio aperto, non ho niente da rispondere, fare giunta chiusa. E poi si sa tutto lo stesso domani, e poi mi sono successe cose che vabbè, ma questo superiamo, perché si sanno quello che si sapeva quello che succedeva in giunta, se no non succedeva, indubbiamente. Quindi farla aperta, affrontare i problemi con tranquillità, davvero che problema ci potrebbe essere se non ha niente da dover garantire o da dover portare avanti. Però noi ci siamo trovati, è una linea diversa, quindi ognuno sceglie la sua linea. Resto, vado avanti, e da 40 anni siamo partiti dal Partito Repubblicano con Peppe, mi ha fatto piacere sentirlo perché il suo settore, l'economia, vecchio impiegato di banca, parlare di tasse, di liberismo, là non ci troviamo un momentino, io faccio l'imprenditore, ci vogliono i valori. Non è che il liberismo porta poi a tutto quel disastro che tu dicevi, è la preparazione e la capacità di gestire l'impresa. Poi può pure andare male perché i tempi sono quelli che sono a livello mondiale, non è più l'Italia, non è la Calabria. Non è vero poi che la Calabria sta andando poi così male, male, male. Io 18 anni fa, 20 anni fa avevo 11 collaboratori, dico, non operai, perché sono di sinistra a questo livello. Oggi ne ho 11, ci sono problemi, abbiamo difficoltà, ma gli agricoltori che girano, l'azienda che cerca di campionare a tutti i costi, quindi liberismo o no, il tasso di interesse invece è cosa diversa. Poi non entriamo nel dettaglio perché lì è un fattore molto complesso e tu sei professore essendo stato in banca e quindi sai, io magari dalla parte operativa posso trovare dei riscontri non positivi con le banche, tu dipendevi magari o accusavi tu stesso il tasso che può poi far partire le imprese male o bene o mantenerle a un certo livello. Però anche in questo settore, se c'è un minimo di preparazione, di cultura, di buonsenso, di avere la collaborazione di chi ti sta vicino, di non sentirsi più padrone, dicevi il barone, non è finita. Il barone una volta poteva esistere, oggi arriva il barone tuo, prima di essere da te il barista, perché magari gli regali, gli lasci 10 centesimi sul banco e poi dice, barone, aspettatelo dopo, che il caffè non c'è più. Tipo di discorso che non ci lega più, siamo noi alcune volte a farla ancora alzare il tiro a questo tipo di gente, a questo tipo di società che è rimasta, ma quelli che costruiamo in giro, se tu ti guardi e ti fai un giro per la tua città, per il tuo paese, il Torio, per l'Opoli, dove sei sempre presente, fa piacere anche a noi vederti. Dico, ma quando ti fermi tu davanti alla barriera vedo che si fermano 30-40 persone, quando mi fermo io magari ne verranno 5, 6, no? Quando si ferma qualche altro, che pure più in alto di grado, non si ferma nessuno. Se cade a terra chiamiamo l'ambulanza per una questione veramente sociale, dico, vado a prendertelo che è qua. Cioè, quindi il rapporto esiste da queste cose. Ecco, poi mi ha fatto piacere che poi leggendo bene il manifesto sotto, sono riuscito a capire che la povertà non era quella politica, ma era la povertà vera che purtroppo affligge molta gente in tutta Italia e in tutto il mondo, non è solo un fatto con le imprese. Anzi, la solidarietà credo che nel sud in genere, Campania, Calabria, Puglia, sia molto di più che nel nord. Quindi per noi si è sentita meno perché non abbiamo mai avuto ricchezze. Quindi io accuso meno criticità perché non siamo mai stati con 150 dipendenti, poi siamo riusciti a 10. Quelli avevamo, quelli abbiamo, quelli avere in giro, l'abbiamo incrementato di poco, cerchiamo di mantenerlo. Non abbiamo mai avuto quel boom, non abbiamo avuto aziende, non abbiamo avuto questo grande turismo che si parla, non abbiamo avuto nient'altro. Cioè, qua, poi alla fine era la classe impiegatizia, la nostra miniera era l'ospedale, il tribunale, le scuole. Togli un po' di tribunale, un po' di ospedale che si riduce, un po' di scuole, senti e accusi delle criticità, però scende in percentuale di poco, un 10, un 8%, perché l'ospedale poi resta, il tribunale poi resta, saranno ridimensionati i dipendenti, però il giro economico,
sulla base degli stipendi statali è quello. Noi dobbiamo cercare di aggiungere a questo che esiste, che è una miniera veramente, è la Fiat di Torino, per Torino e per il Piemonte. Dobbiamo cercare di aggiungere quello che è possibile nell'imprenditoria. Nell'imprenditoria, come farla partire in questa zona? Non è facile. Se me lo chiedi, me lo chiedo io stesso che lavoro da 40 anni ormai. Nel settore, lo dico, non è facile. Non è facile per la questione ambientale, non è facile per come... Certo, fare impresa a Torino, a Milano o a Rimini è cosa molto diversa, chi non lo sa, che farla a Locri o a Bovalino. Ma per mille aspetti, per i nuclei cittadini che sono molto minori nei paesi piccoli qua, per quello che è l'ambiente nostro, per quello che devi combattere e sopravvivere con le banche che hanno un rapporto diverso con l'imprenditore al sud rispetto al nord, no, oggi è cambiato pure al nord, stanno stringendo in una maniera bestiale, io non so tutti questi milioni che alcune volte si parla, domani forse non paghiamo gli stipendi degli statali allo Stato. La sera stessa il telegiornale dice che sono state stanziate per l'autostrada un altro 30 milioni, 30 miliardi. Ma no, non capisco, facendo bilanci in piccolo miei e nostri qua del comune, quando c'è la difficoltà di 500 mila euro nel comune di loro, ci sono delle difficoltà di 500 mila euro. La mattina non usciamo e diciamo domani faremo un palazzo su una piazzetta, spenderemo 7 milioni. Se mancano 500, cioè, e forse è un livello più alto di quello che posso capire io. La persona di fronte che ho sempre seguito con grande stima, l'ex consigliere provinciale, fa segno con la testa, io li conosco tutti, li seguo, mi piace apprendere da qualsiasi tipo di colore politico si tratta, non si fa distinzione, e volevo chiudere, ma senza fare polemica assolutamente, perché Pino ha soprattutto quello che è successo, il morto del volto nell'ultimo periodo. Ma questo morto si sapeva che esisteva a Locri, gli assistenti sociali l'avevano scavato qualche volta che c'era questo uomo che viveva in quel modo? Ritengo di no, se no non sarebbe morto da solo. Dopo tutto quello che si è fatto per il morto, che si è scoperto dopo morto, ce ne sono altri soggetti simili a quello che è morto a Locri? Qualcuno ha fatto qualcosa invece di parlare e vedere se ci sono altri 20 e intervenire prima che muoiano anche gli altri 20? Ritengo di no. E allora diciamoci la verità, la politica è povera veramente, come c'è scritto sul manifesto, che poi si riferisce agli altri poveri, è un discorso un po' diverso. La politica è povera ormai, non bisogna solo fare la pubblicità o parlare o discutere e poi nessuno che contrabbatte. Mi dispiace che qui non abbia ripetuto la stessa cosa. Sì, invece domando, ma ci sono altri 15-20 allora che sono nelle stesse situazioni? Ritengo di sì. Qualcheduno, chi di dovere, gli assistenti sociali, l'AST, come si chiama adesso, sta facendo qualcosa per vedere dove sono, in quale casa dormono, se hanno la luce, se hanno da mangiare, o arriveremo per 15 giorni e morirà l'altro e poi morirà l'altro ancora e andremo con la corona. E allora la gente se deve ribellare, rompere la corona e dire fuori i politici, non sapete far salvare le vite, li fate morire. Se questo riusciamo a farlo, 2, 3, 4, e a parlare con chiarezza, non c'entra né destra né sinistra. Altrimenti resteremo sempre con gli schieramenti. Destra è migliore, sinistra è migliore. Siamo tutti peggiori. Grazie. Io mi riallaccio velocemente a quanto detto dall'assessore Passaparo con una riflessione in più. La faccio da politico, alle prime esperienze, ma che fa politica con passione, e la faccio da operatrice perché credo, sono una cattolica praticante che opera nella sua parrocchia e quindi si attiva, diciamo, per quello che può nel risolvere le problematiche. È vero, non c'è né destra né sinistra, soprattutto davanti a questo problema. Noi abbiamo come cattolici, e ce lo insegna anche le riflessioni fatte da Papa Francesco, quando dicendo che per risolvere il problema basta rispettare, guardare il Vangelo, qualcuno gli ha detto: ah, il Papa è diventato comunista. E no, sono dei valori
che sono valori non negoziabili, che sono comuni a tutti, al di là se si crede o non si crede, c'è solo da farli divenire universali. Questa universalità consente al politico, a chi poi deve, ha interesse alla voglia, il desiderio, si mette al servizio della collettività, di raggiungere il bene comune. Perché alla base abbiamo come principi la fratellanza, abbiamo l'amore, abbiamo la solidarietà. Nel momento in cui facciamo servizio, se ricordiamo queste cose, se le utilizziamo, se le mettiamo in atto, significa che i fondi che dovremo andare a spendere si spenderanno bene, perché si guarderà il fine comune. Oggi in Calabria il problema è più grave, in Italia è più grave, perché se noi guardiamo alla relazione dell'ONU ci dice una cosa importante. L'ONU si era prefisso un obiettivo, quello di diminuire la povertà. In realtà ci è riuscita con 5 anni di anticipo rispetto alla prospettiva. Però in Italia questo non succede. In Italia invece c'è stato un innalzamento dell'indice di povertà. E in Calabria, come diceva Don Valente, si sente ancora di più. Ma si sente ancora di più perché non è vero che, secondo me, che stiamo bene. Qui abbiamo una povertà che è culturale, che è strutturale, siamo isolati, cioè la gente ha difficoltà a non solo a trovare lavoro, ma anche a confrontarsi, si isola e rimane da solo. E quindi la necessità per ognuno di noi che si impegna è quella di mettere in atto i principi fondanti. Per me della fede, per altri che sono universali, comunque lo possono essere anche al di là della fede. Ok, diamo la parola a Sebi Romeo. Grazie. Vabbè, innanzitutto un ringraziamento all'Associazione Culturale Spazio Aperto per l'invito, e non soltanto per l'invito, ma per l'occasione che date alla politica, alla Chiesa, alla società in generale, di mettere su temi di interesse generale, spesso molto propagandati e poco dibattuti in concreto, con un'analisi vera delle questioni. Penso che avete fatto fino bene a scegliere di occupare questa serata con temi così importanti. Credo che il dibattito politico, culturale della nostra società debba in qualche modo uscire dalla quotidianità e occuparsi anche in profondità di questioni che non sono naturalmente riconducibili a un'occasione di dibattito, ma devono invece fare parte di una ripresa della discussione, dell'analisi e anche della consapevolezza. Noi viviamo un mondo più povero. La povertà non è soltanto il fatto che la capacità reddituale di una persona o di alcune famiglie sia bassa o in alcuni casi inesistente, questo c'è. Ma noi viviamo in un mondo più povero perché quotidianamente centinaia di persone sulle nostre coste o nei nostri mari, penso al Mediterraneo, muoiono lanciate in mare o abbandonate dagli scafisti, prive dell'assistenza necessaria, da dover dell'accoglienza. Stamattina sul Garantista io ho letto un fondo del direttore della Caritas che diceva una cosa: innanzitutto la politica deve cambiare. Ma la politica deve cambiare cosa? La politica deve cambiare politica, perché vedete, la povertà non è un'eredità occasionale, non è un fatto naturale. Per la verità, in natura, per chi crede ma anche per chi non crede, i beni sono a disposizione di tutti, o almeno dovrebbero esserlo. In realtà non è così. Dunque, la povertà, quella analizzata dall'Istat, dalla Caritas, dalla Svimez, da tutti gli istituti, gli enti che si occupano annualmente o ciclicamente di dare un po' di statistiche, e che ci dicono che è aumentata notevolmente nell'ultimo anno in Italia e nel sud Italia, in
particolare, noi siamo arrivati ad avere fino in Calabria il 32,4% di persone in condizione di povertà. Non distinguiamo tra relativa e assoluta, ci interessa poco. Nell'ultimo anno, nel 2013, questo dato è cresciuto ulteriormente di 5 punti percentuali. Siamo secondi come Calabria soltanto alla Sicilia, appunto. Un triste primato. Abbiamo al sud 3 milioni di persone povere, 3 milioni di persone povere nel mezzogiorno. La metà di queste persone sono minorenni. Macri mi ha ricordato alcune analisi che è necessario fare anche sul sistema pensionistico, ma non è questa l'occasione. È evidente che però la povertà inizia ad avere anche delle caratteristiche generazionali. Ma questa povertà, se non è un fatto naturale, se non ce l'ha imposta nessuno, diceva la Davos, le cause strutturali, ecco, perché c'è la povertà nel mondo? Vogliamo sviluppare una riflessione come mondo politico, come mondo culturale, intellettuale, sul perché il 20% delle persone detiene l'80% della ricchezza mondiale? È un fatto casuale? Lo ha voluto il nostro Signore? No. È un fatto che deriva da un sistema di produzione, da un modello organizzativo dell'economia, di sviluppo, come vi piace chiamarlo, che ci ha portato in questa condizione. In Italia, nel Mezzogiorno, in Europa e nel mondo. Il nostro mondo si fonda su un sistema di sviluppo che è iniquo per sua definizione. Ora, lungi da me voler fare dissertazioni, discussioni, però questo sistema, se ci ha prodotto questa povertà, ci ha portato a questa condizione, quantomeno va contestato, va cambiato, va contrastato. È un sistema che ha prodotto un fallimento. Sistema che produce sfruttamento iniquo delle risorse, che non ne fa un'equa redistribuzione, che ci dà guerre, morti, migranti che muoiono in mare, gente massacrata in Palestina o in Iraq, esplosione di tutti i fondamentalismi, sfruttamento delle risorse ambientali fuori da ogni regola e da ogni concezione, e avvelenamento del nostro pianeta, è un sistema che non può andare. E allora, occasioni come questa, ma i partiti, il mio, il nostro, per la responsabilità che ho, dovrebbero stare al centro di una nuova elaborazione culturale. Che manca? La politica, se ha un fallimento, e ne ha tanti, ne ha uno principale, che è quello di non discutere più delle cose, diciamo, generali, ampie, e di vivere nella rincorsa della quotidianità. Stasera il TG lancerà una questione, domani noi tutti faremo un comunicato stampa per discutere di quella questione. Dopodiché ci divideremo in questi intervini, naturalmente noi avremo più ragione degli altri, e però il giorno dopo il telegiornale o il giornale scandalistico di turno imporrà l'altro tema e noi faremo un comunicato stampa sull'altro tema. Nel frattempo il mondo si impoverisce, le persone muoiono e andiamo incontro anche con gioia a questo disastro. Allora, se noi dobbiamo affermare una cosa stasera, è quella che l'impegno politico deve fondarsi invece sulla capacità di riflettere in maniera analitica e profonda su ciò che ci circonda, su ciò che accade, sulle macro questioni, che poi sono anche micro questioni, si traducono in una serie di micro questioni, per tentare di dare una soluzione. Il Novecento, fine Ottocento, dalla presa della Bastiglia in poi, fine Settecento, fino al 2000, ha tentato di dare una risposta. Ci sono stati movimenti intellettuali, culturali, politici, di lotta, di impegno, che hanno portato il mondo sulla soglia della possibilità di avere l'eguaglianza, l'egalità. Poi queste cose sono tornate indietro. Ci siamo convinti che bisognava lasciare tutto il campo all'uomo contro l'uomo,
a un sistema liberista che avrebbe regolato con una manina invisibile tutte le questioni. Questa manina padre è così invisibile che non l'ha vista nessuno, tranne quelli che si arricchiscono. E l'economia, per citare Keynes, dal reale è diventata finanziaria, e la finanziarizzazione ci ha portato in questo mondo. Cioè domani mattina riapriranno le borse, gli speculatori di turno ormai tramite attraverso internet si arricchiranno e tante persone moriranno nel mar Mediterraneo. Poi la sera prenderemo che siamo dispiaciuti e la politica farà un comunicato stampa. In fronte. Questo è tutto. E allora se noi vogliamo fare politica, se il nostro impegno, la nostra passione hanno l'obiettivo di cambiare questo stato di cose, noi dobbiamo studiare, elaborare, riflettere, uscire dalla quotidianità, tanto guardate, non ci serve più. Ci sono scadenze che si rincorrono, domani dovremo scegliere cambiato governatore, poi la corna non compra, noi ce la prendiamo con la corna, poi insomma non c'è un problema. Però nel frattempo il mondo peggiora e va incontro allo sfascio. Allora, la proposta che facevi tu, Pino, del protocollo di solidarietà a tutte le amministrazioni, è una proposta utile. Io penso che qui c'è la responsabile delle politiche del welfare della federazione, ci lavoriamo, non c'è dubbio. Sono convinto però, dentro questo quadro che mi auguro di essere riuscito a trasmettere, sia necessario uno sforzo in più. Perché la solidarietà che la Caritas pratica bene quotidianamente e da decenni non è sufficiente a far uscire le persone da una condizione di bisogno. Noi dobbiamo portare le persone a essere fuori da una condizione di bisogno e questo si fa cambiando il modello di sviluppo di questa società. Certo, voi mi direte, chi ha tentato di farlo ha miseramente fallito, l'89 ha tracciato da questo punto di vista uno spartiacque, non c'è dubbio che quei sistemi abbiano fallito, ma avevano nella concezione filosofica, prima che politica culturale, una tensione ideale verso l'uguaglianza e verso il riscatto dell'uomo. Diceva Beppe Matrì, la sinistra non esiste se non garantisce i diritti di dignità delle persone. Noi da lì dobbiamo ripartire, perché altrimenti saremo sempre costretti a collette. Passafaro diceva giustamente, dobbiamo vedere dopo del morto quanti ce ne sono e i servizi sociali ce ne devono occupare, è giusto, ma oltre a questo tipo di politiche noi dobbiamo pensare a un mondo che si sviluppa in maniera tale da non avere più i venti dei quali i servizi sociali di Londra si dovranno occupare. Cioè io penso a due livelli di intervento. Un livello di intervento è quello della politica amministrativa, che indubbiamente deve essere più attenta alle politiche del welfare, più attenta, diciamo, utilizzando anche un termine a ribasso, le politiche del welfare sono state cancellate dalla crisi economica, ma la crisi economica si genera anche perché non c'è più un welfare, uno stato sociale. A un certo punto noi siamo stati bombardati da questo mito del privato e della privatizzazione, guardate dove siamo arrivati. E oggi a ogni crisi, a ogni necessità finanziaria dello Stato si tagliano dei servizi sociali, delle politiche abitative e così via. Perché? Perché c'è un'ispirazione culturale di fondo che è quella liberista di questo sistema che noi dobbiamo assolutamente abbattere, perché altrimenti non se ne esce né col contentino né con la misericordia che è importante né con la politica di solidarietà. Noi abbiamo bisogno di politiche ampie, quadro, di fare e di costruire una nuova identità pubblica. Questo è il punto. Ma qui diceva il lavoro, prima di tutto il lavoro, ma il lavoro non viene fuori se non c'è un insieme di interventi. Prima del lavoro noi abbiamo bisogno che lo Stato o gli Stati, il pubblico, l'Europa in senso più ampio, sia capace di pensare a un nuovo ciclo di politiche pubbliche. Ci vuole il pubblico, ci vogliono le risorse, a me fanno ridere. Voi li sentite anche in questo dibattito molto curioso, eh no, il Sud ce la deve fare da solo, prevalga il merito,
e con quale risorse? Con quale risorse può prevalere un merito? Quando la Swimmers ha fotografato una condizione del Mezzogiorno che dice che gli investimenti pubblici per le infrastrutture sono fermi al 1970, addirittura indietro. Ma di che cosa stiamo parlando? Che uno studente di Natile di Careri non può prendere perché non ce l'ha un mezzo pubblico per andare a studiare all'Università di Reggio di Messina? Che una mamma non può più partorire al Medico Porto Salvo, anzi muore perché hanno chiuso il punto nascita, che era una delle eccellenze della sanità, perché la sanità è diventata un elemento di ragioneria. Di che cosa parliamo se non torniamo alle politiche pubbliche, agli investimenti del pubblico? Torniamo alle banche, e voi dicevate le banche devono investire nelle imprese, ma c'è un problema, ed è un problema di impostazione politica della nostra società. Vi ricordate quando la Banca Nazionale del Lavoro era la Banca Nazionale del Lavoro, e quindi quando il Tesoro era il maggiore azionista o il proprietario della banca? La Banca Nazionale del Lavoro, per esempio, svolgeva anche una funzione sociale. Vi ricordate le banche di credito cooperativo? Ci sono ancora, anche se hanno votato con la loro natura. Tutte le banche che hanno partecipato dal pubblico. Tu ci andavi e riuscivi in qualche modo a ottenere il credito, la raccolta più o meno corrispondeva agli impieghi, meno al sud, ma in generale era così in tutto il paese, perché la banca non doveva fare soltanto profitto. Poi le abbiamo privatizzate tutte. Se tu oggi vai in banca, non frega nulla, perché se hai, ti danno, se non hai, non ti danno, quindi è inutile che ci vai. E a chi danno? Allora, partecipano al gioco della cosiddetta finanziarizzazione. Ma la cosa più grave è che la Banca Centrale Europea l'anno scorso dà 500 miliardi di euro da spendere per le famiglie, prese di tutta Europa. Cosa fanno le banche? Ricapitalizzano. Qualcuno ha detto qualcosa? C'è stato qualcuno che ha detto questi soldi tornati indietro? No, perché il sistema privato è sfuggito al controllo del pubblico. E allora, se noi vogliamo che le imprese abbiano il credito, che le famiglie abbiano il credito, che i giovani abbiano la possibilità di farsi un mutuo e di costruire una casa, dobbiamo dire prima non che la banca ci deve ascoltare, la banca ne frega nulla, dobbiamo dire che anche gli istituti di credito devono tornare ad avere una regolazione pubblica. C'è bisogno di istituti di credito che si occupino di queste cose, perché convenzioni, il microcredito, la garanzia, il fondo della Confartigianato, quella di Confesercenti e cose, sono state fatte. Il governo Prodi aveva fatto delle politiche economiche e bancarie di attenzione. Lo sviluppo dei patti territoriali, non mi voglio dilungare, era nel tentativo di mediare fra il sistema creditizio e il bisogno di credito del mercato e della società. Poi Berlusconi ha abbattute naturalmente quelle politiche. Oggi non ci potremo tornare più, perché tanto, ripeto, se un giovane ha la garanzia di deduzione del padre, in qualche modo può parlare con la banca, se non ce l'ha non se ne parla. Allora la banca, diciamo, l'Italia, l'Europa devono fare ripartire questo meccanismo, un po' che era quello che era partito negli ultimi anni del governo Prodi. Il livello invece dell'intervento amministrativo non può prescindere, io penso, dal Fondo Sociale Europeo, per essere concreti. Noi abbiamo bisogno di far tornare dei bandi per il contrasto alla povertà. La precedente giunta regionale ci aveva approvato, noi avevamo approvato su impulso dell'assessore Naccari, che all'epoca era assessore di bilancio, una legge, che era la legge per il contrasto alla povertà. Finì la legislatura, cosa fece Scopelliti 6 mesi dopo essersi insediato? Tempo di farsi la palestra a Palazzo Alemanni, di costruire alcune convenzioni, cose. Prese i soldi del Fondo della Povertà e li utilizzò per altre cose. Anche queste sono scelte politiche. Io penso che la futura giunta, mi auguro, di centrosinistra, con una forte presenza del Partito Democratico,
debba tornare a occuparsi di bandi capaci di contrastare la povertà. Per fare questi bandi noi dobbiamo avvalerci gratuitamente dell'esperienza della Caritas, dell'esperienza della Fondazione Zancan, che ha fatto un lavoro enorme in tutta Europa sul sociale, sulla discriminazione e sulla povertà, di tutte quelle giovani, quei giovani laureati che capiscono di welfare e di politiche sociali, per dare più reddito alle famiglie, certo non basta un bando regionale, più bandi regionali, ma lì dobbiamo arrivare, per costruire un intervento pubblico che garantisca il reddito di cittadinanza. Su questo Enza Bruno Bossi e alcuni parlamentari del Partito Democratico, anche con altre forze, hanno presentato diverse proposte che giacciono in Parlamento, e noi potremmo arrivare al reddito di cittadinanza, che è diverso dal concedere 80 euro, che sono un provvedimento secondo me importante e giusto, ma che avete visto non hanno aiutato una ripresa dei consumi, non potevano farlo, non sono sufficienti, non sono una politica quadro, quindi non è questo, e che investano pure in istruzione, perché uno degli altri dati che ci dà l'Istat è che fra i poveri si è più poveri quando si studia di meno, e allora su questo il governo Renzi invece penso che stia investendo bene. Insieme a questa cosa qui noi dobbiamo farne un'altra. Vedo ogni tanto esce Cottarelli e dice le politiche di spending review devono tagliare, però anche lì ci sono cose che non si toccano mai. Le spese militari. Cioè, ma noi che cosa ci facciamo con questi nuovi 35 F-16? Cioè, quali sono le priorità della famiglia Italia? Continuare a spendere in acquisti militari inutili a finanziare lobby? Questo è il punto. Ma qui ci sta però una discussione culturale dietro. C'è un problema di scelte politiche, non è una questione da poco. Ancora il bilancio dello Stato è gravato da queste spese. Questi soldi vanno utilizzati nel sociale. E la spending review, se vuole essere una revisione di spesa non lineare, ma una revisione intelligente e direzionata dalla politica rispetto ai bisogni e alle esigenze della società, deve attaccare lì. Deve tagliare, deve eliminare le spese militari. Non ne abbiamo bisogno di alcuno se non pensiamo sempre di voler fare la guerra. Tra le altre cose l'Italia la perderebbe facile, quindi qui c'è anche un'altra questione. E poi, e mi taccio, la questione dei beni comuni. Noi abbiamo fatto dei referendum nei quali non credeva nessuno o quasi. I referendum hanno avuto la partecipazione straordinaria della popolazione. Parlo di uno, l'acqua, un bene comune di tutti. Chi gestisce l'acqua in regione? La Sorinal. Chi c'è dentro Sorinal? Veolia. Chi è Veolia? È una multinazionale francese che staglia i nostri comuni che hanno il debito con la Sorinal, ai quali abbassa anche ormai frequentemente pure l'erogazione di questo prezioso debito, e lucra su un bene che è dei calabresi. E quella legalità, Pino. Altro, questo è illegale. È stato celebrato un referendum in Italia ormai da 3 anni. Non se ne sa nulla. Quindi la politica è la povertà. La politica è la povertà. La politica deve elevarsi, tornare a ragionare, avere l'ambizione di cambiare il mondo, perché questo mondo così com'è ha fallito, e se non lo cambiamo falliamo pure noi, e deve parlare analizzando le cose concrete, avendo la capacità di costruire strategie e progetti di cambiamento netto e radicale. Chiudo dicendo una cosa: io ho iniziato il mio intervento con un riferimento al mondo, e nel mondo, dicevo, ci sono beni per tutti. Mandare a Shiva, che è una che di povertà se ne intende, ha studiato la globalizzazione, è stata insignita dei maggiori premi, diceva e dice perché la terra ha abbastanza risorse per i bisogni di tutti.
non ne ha per l'aridità di alcune persone. Grazie.